Ciao a tutti, prima di tutto felicissimo del concerto il 20 di dicembre a Bologna, in Piazza Maggiore, sotto le due torri, perché ha un senso che quello del periodo natalizio è un concerto per me che non è il concerto normale, è un concerto che ha un senso perché si fa nel periodo di Natale, perché proprio col quintetto italiano faremo un repertorio decisamente dedicato al Natale, con tutta una serie di brani fanno parte anche di un CD dal titolo Jazzy Christmas che abbiamo registrato in Sardegna 3 anni fa. Saranno i brani tradizionali, ma anche i brani poco noti, quelli che arrivano dalla Scandinavia, che addirittura arrivano dalla Sardegna. E un concerto di Natale non può che avere un senso speciale, un senso che è quello della condivisione, della solidarietà, della felicità, ovviamente del Natale. Speriamo ci saranno anche molti bimbi. Fatto a Bologna, che è la mia città, fatto nel luogo simbolo della città stessa, prodotto da Elena Energia, quindi un progetto speciale che fa anche meditare su quello che è in questo momento il problema del nostro pianeta, delle energie alternative, della possibilità anche di risparmiare. È un periodo in cui le città si illuminano e non potrebbe essere diversamente, soprattutto in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, dopo quello che è successo a Parigi, un buio apparente che però al quale va data una risposta, che è quella della luce, della luminosità, che è quella degli alberi di Natale, di questo che è dietro di me qua a casa, ma anche quello soprattutto della felicità del condividere in questo periodo un qualcosa che ci appartiene a tutti. La musica è un linguaggio universale, forse il linguaggio migliore per condividere le cose, insieme ad un progetto, quello del Festival di Bologna, anche delle strade del jazz, e che mi ha coinvolto anche qualche mese fa per una stella dedicata a un caro amico che è Marco Tamburini, al quale dedicherei anche questo Natale così speciale, per cui credo che siano tutti gli ingredienti per fare di quella giornata, di quel pomeriggio, forse freddo apparentemente dal punto di vista meteorologico, ma sicuramente molto caldo nell'anima, un qualcosa di speciale. Io sono molto felice di esservi e invitiamo tutti i bolognesi e non solo ad essere presenti il 20 di dicembre proprio in via Rizzoli per una serata particolare.